Edizione del pomeriggio del nostro telegiornale Ben trovati, edizione che apriamo sul, sui lavoratori del geoparco minerario della Sardegna. Continua l'impegno della Giunta regionale nella procedura per il reimpiego dei lavoratori dell'ex bacino ATI Atifras. Approvati con una delibera aggiuntiva il catalogo di interventi a favore dei comuni che si impegnano a reimpiegare in lavori di pubblica utilità gli ex operai. Tra questi comuni è anche la manifestazione presentata da quello di Sassa. Risentiamo. La Giunta ha approvato il nuovo catalogo di interventi a favore dei comuni che impiegheranno in progetti di pubblica utilità i lavoratori ex ATIFRAS. Ad integrazione della delibera precedente su proposta del Presidente Francesco Pigliaru. Nel nuovo piano per i lavoratori del Parco Geo Minerario Storico ed Ambientale della Sardegna sono stati inseriti anche gli operai che rientrano nella manifestazione di interesse pervenuta dal Comune di Sassari. La delibera prevede anche l'integrazione della manifestazione già inserita, catalogo e presentata dalla Fondazione Cammino di Santa Barbara, oltre a due manifestazioni correttive da parte della Società Domus Acqua e della associazione miniera e Rosas. La Giunta ha approvato anche lo stanziamento delle risorse a favore dell'ASPA, l'agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, pari a 11.600.000 euro, di cui 9,8 milioni per l'annualità 2018, compreso l'incremento di 300.000 euro per le nuove manifestazioni di interesse rispetto a quelle approvate con la delibera numero 50 del 7 novembre scorso. Il prossimo passaggio, spiega l'assessore degli Enti locali Cristiano Erru, sarà la stipula di un accordo procedimentale con i soggetti pubblici interessati per definire le modalità di esecuzione e rendicontazione dei progetti che, lo ricordo, ricadono nel piano di intervento regia regionale da attuarsi nell'ambito del vasto territorio del parco geominerario con lo scopo di salvaguardare anche attraverso misure di politica attiva del lavoro i livelli occupativi dei lavoratori ex ATI IFRAS. La regione, sottolinea l'assessore agli Affari Generali Filippo Spanu, mantiene gli impegni assunti a suo tempo. Non ci fermeremo sino a quando non avremo dato Risposta anche all'ultimo lavoratore Ati Ifras. Ed ora andiamo a Sassari. Il gremio dei calzolai ha rinnovato ieri la sua festa maggiore nel giorno dedicato alla patrona, Santa Lucia. Il nuovo obriere maggiore Alessandro Virdi si serata alla processione nel centro storico. Per noi c'era Luca Fodai. Ieri 13 dicembre il gremio dei Calzolai ha rinnovato la propria festa maggiore. Al mattino, al termine della messa, celebrata nella cattedrale di San Nicola dal vescovo emerito Monsignor Pietro Meloni e animata dal coro Nova Eufonia diretto da Vincenzo Cossu, si è svolta la tradizionale cerimonia dell'intregu. L'obriere maggiore è Alessandro Virdis, che subentra Giuseppe Dettori, mentre Michele Usai è l'obriere di Candeliere. Nominati anche nuovi soci onorari sono i fratelli Luciano, Franco e Roberto Sini, Massimo Luglio e Maurizio Ruzzetta. In serata, la processione con l'effigie di Santa Lucia ha attraversato il centro storico. Hanno partecipato i gremi cittadini. L'accompagnamento musicale è stato curato dal corpo bandistico Luigi Canepa. Il gremio dei Calzolai è uno dei più antichi sodalizi di arti e mestieri. Citata dagli statuti sassaresi, la corporazione compare in tutti gli scritti e memoriali, anche ufficiali, che regolano la Faradda. Il primo statuto venne però redatto solo nel 1564. La patrona dei calzolai è Santa Lucia, riportata sulla bandiera e sul fusto del candeliere, realizzato nel 1924 dalla ditta Clemente, e che si caratterizza per le quattro colonnine intorno a quella centrale. Il candeliere è stato restaurato dai fratelli Sini nel 2012. La festa maggiore si celebra nel Duomo di San Nicola dal 1610. Ancora nel XVI secolo la Cappella del Gremio era invece intitolata alla Madonna dello Spasimo e si trovava presso il chiostro di Santa Maria di Betlem. La Madonna dello Spasimo con i Santi Crispino e Crispiniano sono rimasti copatroni della corporazione. E ora ci spostiamo a Stintino dove si terrà sabato prossimo alle 16 presso il Museo della Tonara un convegno sull'ottantesimo anniversario della Chiesa parrocchiale. Saranno presenti l'Arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba e il Vice Direttore di Raiuno Ludovico Di Meo. Sentiamo Mauro Fancello e Argentino Tellini. Non solo lo stupendo presepe. A Stintino, nell'ambito dei festeggiamenti natalizi, sabato 16 dicembre dalle ore 16 al Museo della Tonnara, in occasione dell'ottantesimo anniversario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale di Stintino, si terrà un convegno importante di studi sull'argomento. Presiede l'Arcivescovo di Sassari, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Saba. Modera il Vice Direttore di Raiuno Ludovico Di Meo, un'altra vetrina importante per il Borgo Marinaro. Sentiamo il Sindaco Antonio Diana. L'Associazione è Il Tempo della Memoria che ormai lavora da anni per la riscoperta della storia di questo paese, di questa comunità, ha voluto in occasione della, del compleanno della consacrazione della Chiesa di Stintino appunto organizzare col Comune di Stintino, ovviamente con la parrucchia, questo importante convegno. Abbiamo cercato di coinvolgere appunto, persone competenti, qualificate, eh, che possono dare un, un importante contributo a questo tema. Ne siamo onorati che appunto, queste persone hanno, hanno dato la loro disponibilità. Si prospettano delle vacanze natalizie importanti. Le attività che Stentino organizza durante il periodo natalizio sono entrate un po' nel calendario regionale. Siamo quasi orgogliosi di dire che sia il Presepe che l'attività comunistica che noi organizziamo in questo periodo possa rientrare nei grandi eventi della regione Sardegna. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti Sironi creano il Presepe Blu per Casa Serena. Ieri sera l'inaugurazione dell'opera con il sindaco e l'assessore alle politiche sociali, l'incontro con gli anziani ospiti della struttura. Stefania Rossi. Il nuovo Presepe Blu creato dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti Sironi è stato inaugurato ieri sera a Casa Serena dal sindaco Nicola Sanna e l'assessore alle politiche sociali Monica Spanedda. Gli studenti presenti hanno ricevuto i complimenti del sindaco per l'originalità e l'impegno. L'opera è situata all'ingresso della casa di riposo e cattura l'attenzione anche di chi passa all'esterno della struttura. Tre cammelli che trainano un carro contenente la Natività, un'opera di scultura e pittura solenne che racchiude l'atmosfera di questo periodo. Gli ospiti hanno seguito la cerimonia e la benedizione del capolavoro artistico dall'interno della struttura, riparati dal freddo. Al termine il sindaco con l'assessore e i ragazzi hanno incontrato gli anziani che li hanno accolti con entusiasmo. In un clima già di festa, gioia e di scambio umano e solidale, gli studenti sono stati invitati ad ammirare il presepe che ogni anno viene allestito all'interno della casa di riposo. Durante tutte le festività chi avrà piacere potrà recarsi a casa serena per apprezzare sia il presepe blu che i lavori realizzati dagli ospiti della struttura esposti all'interno e nel parco. E ora il Cibo It e Buffas Track Food Festival è la manifestazione che, con il cibo di strada, servito dai chioschi Furgone, colorerà Piazza d'Italia il 22 e il 23 dicembre, i particolari nel servizio di Marina Sanna. La cultura del cibo di strada, diffusa in tutto il mondo, rappresenta il cibo più semplice e povero e talvolta il più gustoso, servito dai chioschi furgone spesso itineranti. Le associazioni Sabbi e Sandala, attraverso una conferenza stampa, svoltasi ieri mattina e presieduta da Lillo Carboni, Giovanni Coco e Davide Facci, hanno presentato la manifestazione Ite Buffas Truck Food Festival, che si svolgerà il 22 e il 23 dicembre in Piazza d'Italia. Trenta mezzi colorati su 2, 3 e quattro ruote circonderanno Piazza d'Italia dalle 10 con il convegno di apertura dal titolo Cibo di strada, cultura ed energie per la vita, fino alle ore 24 per i due giorni, con proposte culinarie originali e di base internazionale, anche da tutta la Sardegna. Le varietà proposte andranno dalla carne al pesce, piatti vegetariani e dolci. Inoltre, appositi track saranno dedicati alle persone con intolleranze alimentari. Sarà dato spazio anche alle birre artigianali, al vino naturale e ai cocktails, il tutto a prezzi contenuti. A conclusione della manifestazione, una giuria presieduta da Piero Careggio chef e blogger gastronomico premierà le ricette più apprezzate dal pubblico e le più originali. Le categorie in concorso sono due, cartoccio e piatto, per ciascuna dei quali sono previsti tre premi sul podio. Street food non significa solo cibo, ma anche cultura di strada. Per questo, durante la manifestazione, saranno coinvolte anche chi vive la strada, come le arti visive e lo sport. Saranno infatti presenti gli studenti del liceo artistico, con graffiti con il tema cibo su apposite installazioni, skaters che si esibiranno in evoluzioni su pedane, ed inoltre saranno ospiti gli atleti della Seth Torres, maschile e femminile, e del latte dolce, che nel tema del food and ball dovranno degustare un buon panino mentre si esibiranno in giochi funambolici con la palla. L'evento sarà un modo per valorizzare i prodotti locali per non dimenticare le tradizioni culinarie. E ora ci prendiamo un istante per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi! Torniamo in studio per la pagina sportiva. Prosegue la stagione pallavolistica della Silvio Pellico 3P. In campo femminile arrivano risultati non positivi al massimo, ma si intravedono segnali di crescita. Il punto di Icori Bichesu. Sabato scorso il settore femminile della Pellico non è andato benissimo: perde ancora la Serie D femminile farà trasporti, questa volta contro il Castelsardo. La squadra di coach Marco Galleri ha disputato di seguito due partite difficili che hanno mostrato dei limiti. L'ottava giornata si disputerà sabato 12 dicembre alle ore 17.30 contro l'Oliena in casa, via dei Mille numero 19. Domenica scorsa a Benino la squadra della prima divisione femminile Alessandro Andria, che a Porto Torres contro il Quadrifoglio ha perso per 3-2. Partita molto lottata, dove le ragazze si sono espresse in modo positivo, anche se hanno mostrato ancora qualche carenza dal punto di vista tattico. La quarta giornata si disputerà domenica 17 dicembre alle ore 18 contro l'ABC Sassari, ancora tra le muramiche di Via dei 1019. Sempre domenica le giovanissime delle categorie under 12 e 13 femminile si sono distinte in tutte le gare nel torneo di Natale, organizzato dalla Punto Volley, svoltosi al Palasanturu. E tra il basket, la Dinamo rientrata a casa dopo il Tour de Force che l'ha vista protagonista in giro per l'Europa. Arriva al Palasera di Migni Pistoia per l'undicesimo turno della LBA. Sarà l'opportunità per i tifosi bianco-blu di ripetere il Teddy Bear Toss che tre anni fa è stato vissuto in maniera esemplare a Sassa. Risentiamo. Dopo tre trasferte infinite, ma soprattutto vincenti, la Dinamo Banco di Sardegna si ripresenta al suo pubblico, dove incontrerà alle 20:30 per l’undicesima giornata della regular season Pistoia. Grande l'attesa dei tifosi che avranno l'opportunità di ripetere la grande performance di solidarietà denominata Teddy Bears Toast. Al primo canestro segnato sul campo, gli spettatori potranno lanciare in campo dei peluche che verranno utilizzati dalla Fondazione Dinamo e dalla società BiancoBlu per portare i pupazzi raccolti nei vari reparti ospedalieri dedicati ai più piccoli in tutta la Sardegna. Opera meritoria e segno tangibile la presenza puntuale ed efficace dei Giganti. Ricordiamo a tutti che sono ammessi i pupazzetti e i peluche che non abbiano parti dure nella costruzione, plastica, borchia e quant'altro. Sarà una grande festa per tutti. Ricordate, palla 2 sabato 16 alle 20.30 Dinamo contro Pistoia per una partita dal sapore speciale, quello della solidarietà. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo, ora io mi fermo qui, vi ricordo che potete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifitv.tv, inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram e YouTube. L'appuntamento con la prossima edizione del nostro telegiornale alle 19.45 come sempre, io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Canale 12 e via. Un buon proseguimento di pomeriggio. Arrivederci.